Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Con me c'è Stefano Nava, pronto per il commento tecnico. In palio oggi 3 punti per la classifica. Mi aspetto un match spettacolare, Stefano. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. La difesa è certamente un punto debole della squadra ospite, infatti hanno incassato fino a questo momento più di tutti in campionato. Hanno subito veramente troppi gol, la difesa traballante trasmette insicurezza anche agli altri reparti, finendo inevitabilmente per incidere sul rendimento di tutta la squadra. Thank you, enjoy the game. Che ne pensi della squadra ospite, Stefano? Fin qui non hanno disputato una stagione brillante, come dimostra il loro pessimo piazzamento attuale. L'obiettivo a questo punto è scalare qualche posizione per non ritrovarsi in fondo alla classifica a fine stagione. Lecco, palla che rotola via dopo un buon intervento. Partono in contropiede. Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Scendono in campo con un 5-3-2 piuttosto coperto, o almeno questa è l'impressione che se ne ricava a giudicare dai numeri. Potrebbe sembrare, sì, ma il fatto che abbiano deciso comunque di mantenere 2 punte implica che non staranno solo a guardare, ma cercheranno anche di costruire qualcosa là davanti. Questa è la scelta del tecnico degli ospiti per il match di oggi. Hanno deciso di affidarsi al 4-4-2 con Romba a centrocampo. Ti piace questa scelta, Stefano? Sicuramente avrà preparato il match di oggi nei minimi dettagli se ha scelto questo modulo. Evidentemente ritiene che sia il più adatto per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Lettura perfetta e palla recuperata. Buona la chiusura, tentativo di chiusura, squadra di casa che tende a chiudersi, forse un po' troppo, ma le parole ce l'hanno gli altri, una tattica che può anche sembrare rischiosa, quella di invitare gli avversari ad attaccare. Sì, ma credo si tratti di un rischio calcolato, il tecnico conosce meglio di noi i punti di forza della sua rosa, evidentemente, è convinto che questa sia la migliore soluzione. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Palla nuovamente in fallo laterale. Perdono palla banalmente. Vede, pallone invitante, cross sul secondo palo, allontana di pugno il portiere. This is a message for Andy Todman. That's Andy Todman. Can you please return to your vehicle immediately? Thank you.
Da lì può andare col cross. Buona la lettura sul cross. Palla deviata, sarà corner. Ecco il tiro. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. È un prodigio, eh? La mette in area. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Bravo qui a smarcarsi. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Palla persa. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Vediamo cosa inventa ora. Posizione ideale. Occhio al traversone. Si affidano una fitta rete di passaggi. Da lì può crossare. È in buona posizione. Buona qui la lettura del difensore. Anderson. Pallone perso. Si avvicina all'area. A metri davanti a sé, attenzione. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Punta la porta. Concede la touche, la rimessa laterale. Può ricevere una posizione interessante. Legge bene la traiettoria qui. Attenzione perché è pericoloso. Vediamo cosa fa ora. Recupera una palla. Lo vede. Pallone invitante. Va al tiro. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Può colpire da lì. C'è campo per andare, attenzione. Difesa avversaria piazzata male qui. Prova ad attaccare sulla corsia. Lascia partire il tiro. Dice di no. Deve perdere palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Bravo qui a smarcarsi. Senza problemi qui il portiere. Collins. Lettura perfetta e palla recuperata. Ha spazio davanti a sé. Ottimo intervento, senza fronzoli. Ha
passaggio così così questo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Può contare sull'aiuto dei compagni. Però ha sbattuto male, palla sul fondo. Palla consegnata agli avversari. Posizione ideale. Avanza col pallone tra i piedi. Palla spazzata via. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. È in buona posizione. Cerca la rete. Tiro il respinto. Ha calciato in porta la posizione defilata. A giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Possesso palla interrotto. Può ricevere una posizione interessante. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Attenzione, la palla è lì. Determinante il difensore qui. Vediamo cosa fa ora. Attenzione perché è pericoloso. Palla respinta dal difensore. C'è il rilancio lungo. Lo vede. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ottimo l'intervento del portiere. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Occhio al tiro. Anderson. Palla ribattuta ma non è finita. Provvidenziale qui il portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto, che è pazzesco, incredibile. Io l'avevo già vista dentro. Palla messa in mezzo. Non bene qui il difensore, attenzione. Può colpire da lì. Occasione. Occhio al suo movimento. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Si tuffa e sventa il gol. Corner battuto in mezzo. È pressato, vediamo come la sfrutta. Pallone perso. A campo a disposizione. Un'entrata decisa. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. Squadra ospite che ha chiuso il primo tempo sul risultato di parità. Proverà magari nella ripresa a cercare il colpaccio. Hanno chiuso il primo tempo. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Perdono il pallone. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Ho
Occhio all'avanzata. Occhio alla conclusione. Portiere che blocca senza problemi. Ha spazio. Possono passare in vantaggio. E supera il portiere. E adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Vediamo cosa inventa ora. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Ha sbagliato la misura del passaggio e ha regalato la rimessa con le mani. C'è il pressing. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Occhio che guadagna metri. Pallone invitante. Posizione ideale. Ha spazio per il cross. Allontana bene il difensore. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Ci sarà dunque una sostituzione? Il tecnico decide di giocarsi tutti e tre i cambi in una volta sola. Squadra completamente rivoluzionata, forse anche troppo. Possesso palla per gli avversari. Va con il possesso palla. Qui a smarcarsi, vediamo cosa fa ora. Senza problemi, intervento comodo del portiere. Serve il compagno con un tacco elegante. È in buona posizione. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. C'è il rilancio lungo. Palla persa. Si avvicina all'area. C'è il fischio del direttore di gara. È offside. Johnson. Campbell.
Attenzione perché è pericoloso. Ha campo a disposizione. Prova a far partire il tiro. Respinge il primo tiro. Johnson. Anderson. Azione che si fa interessante. Bravo nel saltare l'uomo. Occasione importante per pareggiare. Brutto errore dell'attaccante. Sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Bisogna essere più cinici davanti alla porta. Ancora un passaggio perfetto. Un'altra buona giocata. Vediamo cosa inventa ora. Bravo il difensore che ferma tutto. Può avanzare. Entrata decisa. Non è solo. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto. Concesso il vantaggio. Intervento deciso, concede solo la touche. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Grande recupero, attenzione. Occhio al cross sul primo palo. Buona l'uscita del portiere sul cross. Anderson. Avanza sulla tre quarti. Campbell. Può ricevere una posizione interessante. È in buona posizione. C'è un'ottima rete di passaggio. Tentativo che sfuma senza problemi. Campbell. Occhio a questo lancio. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Cambia dunque l'assetto in campo con questa sostituzione. Tecnico che vuole evitare cali di concentrazione, stanno vincendo ma guai a mollare. Possesso palla per gli avversari. Vediamo cosa fa ora. Occhio alla conclusione. Palo, attenzione però, è ancora buona. Pallone, il palo laterale. A metri per crossare. Palla lunga sul secondo palo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Lettura perfetta e palla recuperata. Johnson. Stagione deludente la loro, speravano in un campionato migliore. La classifica purtroppo li vede relegati nelle ultime posizioni, in piena zona retrocessione. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le... Gran palla in mezzo. Bravo qui a sbarcarsi. E allora ancora più importante sapere quanto manca il fischio finale. Andiamo a bordo campo. Matteo Barzaghi, Matteo. Mancano ancora 10 minuti allo scoccare del 90esimo. D'accordo, grazie tanto a Matteo Barzaghi. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. È un finale intensissimo. A metri davanti a sé, attenzione.
può metterla in mezzo. Intervento che vanifica il buon tentativo di cross. La spazza via. Buono l'intervento del difensore, palla in fallo laterale. Attenzione perché è pericoloso, può provare a metterla in mezzo. Non bene qui il difensore. Ed è gol! Rete! Non sembrano davvero avere pietà, non sembrano volersi fermare. Ancora gol. È stato lucido, ha guardato il portiere, l'ha infilato sfruttando il varco lasciato dall'estremo difensore. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione. Il tecnico cerca in qualche modo di motivare i propri giocatori dopo l'ennesimo gol subito. Difficile trovare gli stimoli giusti in questi casi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Ha spazio per andare. Posizione ideale. Punta la porta. Attenzione all'attaccante. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione, forse ha preso una zolla, ma non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente sul fondo. Lo vede, ma non granché qui l'intervento del difensore. Palla respinta dal difensore. Occhio nel mezzo. C'è campo per la ripartenza. C'è spazio davanti a sé. Chiede aiuto al portiere. The 180 secondi alla fine. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Campbell. Vediamo cosa inventa ora. Occhio al cross sul primo palo. Difensore spazza in qualche modo. Aumenta l'intensità del pressing. Taglia tutto il campo con questo lancio. Buona lettura del difensore. Occhio al cross in mezzo. Manovra gestita male. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Sconfitta che non può certo far piacere, quella di mediata oggi. Time for a few questions. Thanks very much for speaking to us.
Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi salutano e vi augurano buon divertimento. Gara eliminazione diretta che mette in palio un posto per il prossimo turno della Emirates FA Cup. Match dai tanti spunti di interesse. Qualificazione che passa attraverso i prossimi 90 minuti. Match che non ammette repliche. Chi perde torna a casa. La differenza, oltre ai valori dei singoli in campo, potrebbe farla la tenuta nervosa delle due squadre. In queste partite l'esperienza gioca un ruolo fondamentale. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Giocano con il rifinitore dietro le punte, con un centrocampista a vertice basso. 4-4-2 con rombo. Ti piace, Stefano? L'allenatore l'avrà studiata sicuramente a tavolino, analizzando quelle che sono le forze in campo oggi. Dobbiamo fidarci di lui, dunque. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate capacità offensive per supportare l'unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno faticare parecchio oggi. Thank you. Enjoy the game. Tutto pronto, si parte. Possesso palla recuperato. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Guadagna metri verso l'area. Può ricevere la posizione interessante. Punta la porta. Puntuale qui il difensore nel recupero. Entrambe le squadre possono contare su una batteria attaccanti di grande rispetto. Pallone interessante. Vediamo cosa fa ora. Ha evitato un possibile gol. Ci sono metri per andare. Lo vede. Comoda uscita del portiere. Occasione. Ci sono metri a disposizione. Può colpire da lì. Potrebbe crossare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Regalano palla agli avversari. Ha spazio davanti a sé. Colpito il pallone dal difensore. Intervento fondamentale in area di rigore. Traversa. Palla ancora in gioco. Occhio alla conclusione. Drivilo per il portiere sulla conclusione precedente. Ha corso un bel rischio, non sarebbe mai potuto intervenire su quel pallone. Attenzione perché è pericoloso. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio.
Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Branagan. Palla molto interessante. Pallone invitante. Cross in mezzo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Tiro respinto. Branagan. Calibra male il passaggio, regala dunque la touche. Perdono palla banalmente. Possono ripartire in contropiede. C'è spazio per il cross. Vediamo cosa inventa ora. Cross completamente sbagliato. Ci sarà la touche, la rimessa laterale. Branagan. Bravo qui a smarcarsi. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Difende ancora il pallone nonostante il controllo non fosse un granché. Johnson. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. In buona posizione, palla consegnata agli avversari. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Ottimo controllo. Pallone perso. Finisce fuori. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Lecco può avanzare. Anderson. Conclusione che non può creare problemi al portiere. Branagan. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Ha spazio. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento.
Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare qui a Luigi. Johnson. Fanno girare bene palla. Regalano palla agli avversari. Può ricevere la posizione. Possono passare in vantaggio. Ha colpito malissimo. Doveva concludere meglio, avrebbe dato il vantaggio alla sua squadra. Non abbastanza freddo per battere il portiere. Gli è mancato il killer instinct. Posizione ideale. Può crossare da lì. Però ha sbattuto male, palla sul fuoco. Perfetto oggi nei passaggi. Mantengono un ottimo possesso palla. Tocco di ritorno. Ha spazio per andare. Vediamo cosa fa ora. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Branagan. Lo vede. Prosegue qui nell'avanzata. Bravo qui a smarcarsi. Addomestica il pallone anche se c'è pressing. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Ottimo l'intervento del portiere. Corner in aria. Potevano certamente sfruttare meglio questa situazione. Pallone invitante. Occhio al tiro, bel gesto tecnico, conclusione che finisce sul fondo dopo aver preso il palo. Che piedino qui, eh? Però nulla da rimproverarsi, l'aveva indirizzata bene, sarà per la prossima volta. ...120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Lecco. Vince il contrasto e recupera il pallone. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Possesso palla per gli avversari. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. A metri sulla fascia. Comoda uscita del portiere. Può colpire da lì. Interrompe l'azione pericolosa. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone.
Branagan. C'è spazio per andare. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Palla ancora in gioco. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Vediamo cosa inventa ora. Occhio alla conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Branagan. Pallone perso. Attenzione perché è pericoloso. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Può metterla in area. Posizione ideale. Cross sul palo lungo. La parata del portiere che dice di no. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Vediamo cosa fa ora. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Grande parata, che riflesso. C'è la reazione stizzita qui del tecnico per l'occasione di poco fa. Sono andati a un passo dal vantaggio. Occhio al pallone in mezzo. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Può avanzare a spazio. Potrebbe crossare. Bravo qui a smarcarsi. Traversione al centro. Ultimo tocco del difensore. Sceglie il calcio d'angolo, il male minore. L'allenatore opta per un cambio. Beh, direi che si affida a forze fresche. Palla in area di rigore. Lo vede. Non può sbagliare. E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Deve appoggiarla verso il portiere. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Lecce bene la traiettoria qui. Ha spazio per andare. Maragna metri. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Palla girata sulla fascia. Cercano col tiki-taka il momento giusto.
Recupera palla intercettando bene il pallone. Il tentativo di pressing qui. Palla recuperata dagli avversari. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Lecco. Occhio all'avanzata. Johnson. Muovono bene il pallone. Recuperano palla. Pallone perso. Vediamo cosa inventa ora. Buona l'intuizione qui. Occhio a traversone. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Anderson. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Palla consegnata agli avversari. Buon possesso palla, caccia di spazi. Può appoggiarla a un compagno. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Provano a ripartire la caccia del gol. Partita sulla spinta del pubblico. Intervento ruvido ma corretto. Anderson. Buona qui la lettura del difensore. Io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Buona posizione, gran palla a scavalcare la difesa. Brutto cross, c'è il recupero. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Cerca il tiro. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Portiere senza problemi qui, pallone irraggiungibile per l'attaccante.
L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline, dunque si riparte col calcio di punizione. Sì, fuorigioco che c'era, giusta l'interpretazione dell'arbitro. Azione fermata per un fuorigioco millimetrico, poteva andare in porta. Finisce così, 0-0, tutti negli spogliatoi. Partita combattuta per l'arbitrato fra due squadre che hanno provato a vincerla e poi si sono annullate a vicenda. Un pareggio che sulla carta dovrebbe accontentare un po' tutti, o no Stefano? Per come sono andate le cose in campo, nessuna delle due meritava di vincere o di tornare a casa mani vuote. Dunque, sì, direi che alla fine il pari è il risultato più giusto. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Thank you so much for your time.